Alessio Giannetti, Fantino Senese, classe 1994, appuntamento a Ferrara, l'esordio a Ferrara. Sì, quest'anno c'è stata una contrada e mi ha dato fiducia a Ferrara, per me è il primo appuntamento e sono contento, ecco, una bella esperienza, cioè un palio diciamo un po' importante che apre un po' l'annata paliesca e sono contento, ecco. Correrai con un cavallo francese? Sì, abbiamo un cavallo francese a scuderia, io lavoro da scuderia Milani, c'è un cavallo francese, si chiama Forban Dupeco e hanno ingaggiato lui e me, sicché si andrà con questo. Ecco appunto, scuderia Milani, come va la vita in scuderia? No, a scuderia abbiamo tanti cavalli, vabbè c'è poco da dire, ormai è conosciuto. Ci si sta bene, io ormai è già 3 anni che sono lì e ci sono cavalli che bene o male corrono in provincia, corrono in ippodromo e poi sono sempre presenti per il palio, sicché è una scuderia importante, diciamo. Come sta Morosita? Morosita bene, ora fa la mamma. E, senti, hai avuto l'opportunità di correre una prova per il palio straordinario nella Tartuca, che emozione è stata? Vabbè, è quello che si lavora da una vita, è il sogno che io da bambino e spero di... il sogno veramente è quello di correre il palio. È stata una cosa di un'emozione che è indescrivibile, poi magari per me che l'ho sempre sognato, però insomma sono contento, ecco, deve essere un punto di inizio. Com'è arrivata la chiamata? Senti, un po' di rapporti c'erano e... un po' da, anche dagli anni passati c'è stata l'occasione giusta e c'è stata la chiamata. Che cosa hai provato quando dopo la chiamata sei arrivato in contrada con tutta la contrada diciamo che stava aspettandoti? Allora all'inizio appena sono venuto a prendermi guardia Fantini mi hanno portato in contrada, sono sceso, c'è stata veramente una bella accoglienza anche per un ragazzo giovane diciamo. Poi lì siamo sempre nel dubbio, no? Perché magari io credevo fino in fondo di poter correre il palio, quindi l'emozione poteva essere, cioè era tantissima, io mi sono goduto, cioè quando sono arrivato nella stalla mi sono provato i pantaloni, il giubbetto, il casco, tutto, lo zucchino no, perché quello si prova il giorno del palio, però si era sempre come si dice, nell'idea che io ero lì e potevo arrivare anche a correre il palio, perché poi sono stato 4 giorni con loro, quindi è stata veramente, veramente una bella esperienza. I rapporti con le contrade continuano? Sì, dai, diciamo di sì, sono contento, dai. Quindi anche, diciamo, altre contrade, hai comunque una buona base? Sì, sì, vediamo, qualcosina si sta muovendo, poi ti ripeto, un po' di ricambio generazionale in questi anni ci dovrà essere, basta farsi trovare pronti e poi vedremo. Tu sei pronto? Io vedremo i risultati, dai. Giovanni Puddu, Fantino, nato nel 1993 a Fonni. A Fonni dove si tiene uno dei pali più importanti della Sardegna, com'è questo palio di Fonni? Allora, il palio siamo già al 37esimo palio e niente, fanno, diciamo che sono due pali, dove uno viene fatto per una corsa che fanno solo per i paesani, dove disegneranno il Fantino che correrà per il comune, perché è un palio dei comuni, per il comune di Fonni, che si verrà poi alla prima domenica di agosto, dove faranno il palio grande dei comuni, con un montepremi di 31.000 euro. E fanno batterie finale e dove viene introdotto anche il paliotto dei mezzo sangue, quelli nati in Sardegna, solo i mezzo sangue nati in Sardegna. Com'è correre in Sardegna? Sì, è bello, diciamo che sei più libero anche di testa, perché correre qua e correre in Sardegna, diciamo che sei più libero in Sardegna. Correre qua sei sempre sott'occhio e sei un po', capito, quindi lì sei più allo sbando, diciamo, di qua sei più, devi essere più concentrato, più lineare, diciamo. Com'è nata la passione per i cavalli? La passione dei cavalli è nata da piccolo, perché poi a casa ci sono sempre stati. E piano piano con i miei zii, anche uno zio che avevo, che correva al palio, il palio in Sardegna, il palio di Fonni,
Sì che mi sono appassionato e da piccolo andavo con lui, andavo anche in campagna da solo con gli amici, si montava la prima cosa che si trovava, così. Da giovanissimo poi hai deciso di trasferirti dalla Sardegna a Siena. Diciamo che a Siena sono arrivato tramite un amico di famiglia che conosceva l'ambiente e sapeva che avevo questa passione, sapeva che mi piaceva e allora tramite lui sono riuscito ad arrivare a Siena, a Siena in una scuderia che ero prima a Pian delle Fornaci da Riccardo Barontini, che mi ha insegnato un po' anche andare a sella e ha cercato diciamo di darmi una base. E poi dopo 7 mesi sono riuscito ad arrivare da Giuseppe, dove sono adesso, da Giuseppe Zedde Gingil. Qui a Siena poi si è trasferita anche la tua ragazza. Sì, quindi... sì, meno male, meno male. Meno male. Un cambio di vita è importante. Sì, molto importante perché essendo solo con questo lavoro un pochino sei anche un po' sotto stress, capito? E già avere una persona che quando rientri o hai da sfogarti oppure o hai da parlare è molto, molto, molto. Poi mi aiuta in tutto. Mi aiuta in tutto, viene la sera a scuderia, mi dà una mano, poi la mattina lei lavora. No, è importante, molto, molto. Come dicevi, in scuderia da Giuseppe Zedde, qual è il tuo rapporto con lui? Bene, dai. Diciamo che a cavallo lui è una persona esigente, pretende, non dico la perfezione perché perfetti non si è nessuno, però pretende il giusto indispensabile. A terra invece diciamo che siamo più tranquilli, però a cavallo vuole che si faccia bene e tutto. Hai vissuto il periodo insieme a lui, diciamo il periodo un po' più difficile, in cui da tanti anni che non vinceva il Palio, poi prima di ovviamente Palio che ha vinto a agosto 2018, ecco com'è stato questo periodo? Sì, diciamo che siamo stati insieme nei momenti bui e siamo stati, come hai detto tu, nei momenti belli assieme. È bello, bello, poi vedere una persona che tanti anni che si sacrifica e poi l'aveva già provato una volta, era da molto che non vinceva, poi è arrivato, è bello, bello vedere perché poi è la stessa cosa che ha sentito lui, non sarà la stessa cosa, però diciamo che l'ho provata anch'io, ero molto molto contento, sia per me che per lui. Hai capito quindi anche un po' il Palio è fatto da alti e bassi? Mamma mia, un minuto com'è che un secondo a scendere e una vita a salire. No, è vero, è vero. Il sogno rimane ora del Palio? Sempre, sempre, quello sempre. Diciamo che siamo tutti qui per questo. Almeno parlo per i ragazzi che sono come me, che sta imparando, che siamo tutti qua per quello scopo. Difficile ad arrivare, però si continua a testa bassa e a lavorare.